torniamo a parlare dello spettacolo di Nino D'Angelo, del suo tour concerto anni 80 e non solo, che l'11 luglio sarà a Castellammare di Stabia allo stadio Romeo Menti. Per capire ancora meglio di cosa tratta questo spettacolo, di cui Radio Amore Napoli vi offre un biglietto omaggio con possibilità di andare anche nel backstage, parliamo con Milly Ascolese, una delle coriste, quindi tra i protagonisti di questo spettacolo. Benvenuta Milly. Buongiorno, buongiorno Marco e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Oh, che meraviglia sentire una voce bella come tua. Adesso mi canti anche una canzone? Proprio... Non lo so, vediamo un attimino. Questo è il dramma degli artisti: se sei un cantante devi cantare per forza una canzone, manco a dire sei un chirurgo, fammi subito un'operazione. Esattamente, fammi un'operazione a cuore aperto. Però così per strada, tatà, insomma, al volo. Sì, oh. Metti la monetina nel jukebox. Esatto. Milly, scherzi a parte, parlaci un po' di questo concerto anni 80 e non solo, perché a mio avviso, se letto solo il titolo così, deve essere un viaggio incredibile nel mondo della musica. Esattamente, questo è un viaggio incredibile nel passato, è un'esperienza più che altro, perché ti fa tornare indietro nel tempo, ti fa rivivere quelli che sono stati i momenti magari dell'adolescenza di molti di noi, di molte persone, non proprio di noi perché io sono un po' più piccolina, però comunque magari dei miei genitori, comunque persone che hanno vissuto appena gli anni 80, che si sono innamorati, come dice Nino, che magari sulle note di alcune delle sue canzoni ci avranno fatto dei figli, quelli che magari che tuttora ascoltano Nino D'Angelo. Come no? Perché poi la cosa bella è quella che è piacevole sia per chi è più giovincello, insomma, che è nato un po' più avanti, per chi l'ha vissuto realmente. È vero, poi quegli anni lì, gli anni 80 sono sempre presenti, cioè nel senso, se si guarda alla musica di oggi, se si cerca delle ispirazioni, si va comunque nella musica del passato, insomma, si cerca molto proprio da quegli anni lì, sono stati determinanti. Assolutamente sì, come nel napoletano, come nel mondiale, insomma, alla fine i suoni, i ritmi, le nostalgie, le sensazioni che ci hanno fatto provare le canzoni di quel periodo sono quelle a ci ispiriamo per la musica di oggi, insomma. Certo. È comunque una cosa, è uno spettacolo divertente perché c'è tanto da dire, c'è tanto da raccontare, ci sono delle riprese su quello che era Nino di allora, il Nino col cassetto, insomma, associato a quello di oggi, che diciamo che la chioma gli è rimasta ma ha cambiato colore, insomma. Beh sì, è un po' cambiato negli anni, diciamo che è cresciuto anche lui, possiamo dirlo senza problemi. E poi, come dicevi, c'è tanto da raccontare e sul palco comunque c'è Nino D'Angelo, che ha comunque tanta esperienza da mettere a disposizione di tutto il pubblico. Te poi invece che sensazioni vivi lì sul palco insieme a lui? Ma ti dirò, le sensazioni sono diverse e tutte bellissime, insomma, il contatto, il calore del pubblico di Nino, che è sempre presente e ti fa vivere, cioè ti fa sentire importante allo stesso modo. Piuttosto che la complicità, il divertimento di stare sul palco accanto ad un maestro che è comunque Nino D'Angelo.